Peppa sta ancora dormendo. Accipicchia, che pigrona che è! Se non vuole fare tardi a scuola, dovrà sbrigarsi. Deve alzarsi, fare colazione, lavarsi. Ehi, Peppa! Peppa! Niente, non ce n'è. Non si vuole proprio alzare. Oh, come faremo? Eppure le piace tanto la scuola. Però la mattina fa una fatica ad alzarsi. Speriamo che si svegli presto. Che ore sono? Peppa, è tardi, ti devi alzare. Come tardi? No, non dirmi che è tardi, oddio. Oh, tutte le mattine la solita storia. Peppa, io ho provato a svegliarti, ma tu non ne volevi sapere. Lo so, perché a me piace tanto dormire. E invece devo andare a scuola. Bisogna che mi sbrigo, mi devo proprio preparare. Oh, allora vado a fare colazione. Sì, brava, Peppa, la colazione è importante. Sì, vado. Allora, vediamo un po' che cosa posso mangiare. Oh, svengo dalla fame. Peppa, per colazione devi mangiare qualcosa che ti dia energia per tutta la mattinata a scuola. Tu cosa mi consigli? Io ti consiglio dei cereali con un po' di latte. Sì, buoni, mi piacciono. Ok, dai, allora fai colazione così. Sì. Allora, ok, latte, cereali, dove li tiene la mamma i cereali? Dove li tiene? Non ci sono i cereali. Allora mangio dei biscotti. Sì, i biscotti, ok, quelli ci sono. Sono qua. Oh, ecco, bene. Ora fai colazione e poi subito di sopra di corsa a prepararti. Ok. Ah, vado qua in cucina. Adesso mangio. Oh, Peppa sta facendo colazione. Speriamo che non ci metta troppo, deve ancora lavarsi e fare i bisogni, non li ha fatti appena si è alzata. Il bagno credo che l'abbia già fatto ieri sera, quindi non lo deve fare questa mattina. Oh, arrivo. Stavi parlando di me? Sì, Peppa, stavo dicendo che ti devi sbrigare. Sì, mi sbrigo. Allora, non guardate e chiudetevi il naso. Va bene. Peppa, che puzza! Te l'avevo detto! Ho capito, però dai! Oh, ma scusa, siete voi che siete venuti a casa mia! Ok, dai, adesso lavati! Sì! Allora mi lavo le mani, lavo i dentini. Ok! Sono pronta per andare a scuola! Per un'altra fantastica giornata! Ma Peppa, vai da sola a scuola o ti incontri con le tue amiche? Diciamo che se mi fossi svegliata per tempo mi sarei potuta incontrare con le mie amiche. Invece sono in ritardissimo. Devo correre. Scappo. Oh, ci piglia come tardi. Devo correre. Farò tardi anche oggi. Intanto a scuola tutti gli alunni sono arrivati e di Peppa ancora non c'è nessuna traccia. Sentiamo cosa si dicono Susie e Candy. Ma Susie? Ma dov'è Peppa? Oh, guarda, non lo so, ma ultimamente sta facendo sempre tardi la mattina. Ah, si vede che va a dormire molto tardi la sera. Beh, anch'io vado a dormire tardi la sera, però la mattina poi mi sveglio. Sì, ma non credo che lei vada a dormire così tardi la sera, eppure è sempre in ritardo. Forse è innamorata. Innamorata? Non l'hai vista come guarda Danny? Danny? Ma che dici? Sì, io penso che sia innamorata di Danny. Ma no, Candy, ti stai assolutamente sbagliando. Peppa non è innamorata, non ci pensa proprio a queste cose. Ma come fa a non pensarci a queste cose? Siamo ragazze, noi pensiamo sempre a queste cose. Peppa non ci pensa. Non è proprio assolutamente interessata a nessuno. Forse le è successo qualcosa. Sì, le è successo che è innamorata. Oh, smettila, Candy. Dai, andiamo ai nostri posti che sta per entrare la maestra. Ok.
Madame Gazelle sta effettivamente per entrare. Chissà cosa dirà quando si accorgerà che non c'è Peppa. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Avete riposato bene? Come vi sentite questa mattina? Tutto bene? Come stai, Zoe? Bene, signora maestra. Mi fa molto piacere, cara. E tu, Candy, come ti senti? Sì, sto bene anch'io, signora maestra. Tutto bene? Oh, che gioia. E tu, Emily? E tu, Danny? Stiamo bene, signora maestra. Sì, sì, tutto bene, tutto bene. Oh, fantastico. Susie? Sì, signora maestra? Tutto bene, cara? Ti vedo un po' pallida. No, no, tutto bene, signora maestra. Solo che sono un po' preoccupata per Peppa. Oh, Peppa, effettivamente non c'è questa mattina. Tu ne sai qualcosa? No, signora maestra, infatti ne stavo proprio parlando prima con Candy. Sì, io dico che è innamorata e che quindi la mattina fa tardi per quello perché deve farsi bella. Ma cosa dici, Candy? Sì, Candy, smettila, non dire queste cose. Oh, uno non può avere neanche un'opinione, eh? Ci sarà sicuramente una spiegazione. Va bene, noi intanto iniziamo la lezione. Se poi Peppa arriva, bene, altrimenti mi raccomando, Susie, quando finisci la lezione vai a trovarla a casa e poi fammi sapere, non vorrei che magari fosse malata. Certo, signora maestra. Bene, allora, dove eravamo rimasti ieri? Stavamo imparando insieme le lettere. Vi ricordate le prime lettere dell'alfabeto, bambini? Dai, ripassiamole insieme. A, B, C, D, E, sì? E dopo la E? G! Ma no! Ricominciate! A, B, C, D, E, F? È certo che viene la F dopo! Ora andiamo avanti! F, G, H, I, J, K, L, M, N e ci fermiamo qui per il momento. Forza, provate a ripeterle. H, I, K. No, 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 no. H, I, J e poi K. H, I, J, K, N. Ma no, bambini. Oh, ripetete dopo di me. H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M. Oh, signora maestra, scusi il ritardo. Oh, Peppa, cara, sei arrivata. Eravamo tutti così in pensiero per te. Ma che cosa ti è successo? Ti sei sentita poco bene, tesoro? No, no. Signora maestra, a dire la verità, sì. Sì cosa? Mi sono sentita poco bene. Oh, ma fa sentire un po'? No, però non scotti, Peppa. Sì, lo so, però ieri sera scottavo tanto. Tantissimo. Andavo a fuoco. Oh, ma allora saresti dovuta rimanere a casa questa mattina. Lo so che tu ami tanto la scuola. Però, Peppa, la salute è più importante. Lo so, signora maestra, ma stavate imparando l'alfabeto e io non volevo proprio perdermi la lezione. D'accordo. Ora mettiti seduta, stiamo imparando altre lettere. Oh, che bello! Sì, sì, mi siedo subito. Eccomi. Ciao, Susie. Ciao, Peppa, ma cos'è successo? Ah, poi ti racconto. Ok. Bene, allora se siete tutti pronti, continuiamo. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla N. Oh, grazie, Candy. Quindi M, M, N, N. Oh, molto bene, allora cominciamo da capo. Tu segui i tuoi compagni, Peppa, perché siamo andati avanti con le lettere. Sì, signora maestra. Allora, A... Proseguite voi, bambini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, molto bene, molto bene. Tu, Peppa, ti sei sentita sicura?
sì, signora maestra, tutto bene. Oh, mi fa molto piacere, sono molto molto contenta. Bene, allora adesso scrivete tutte le lettere sul vostro quaderno e poi andremo avanti. Io dopo verrò a controllarle, d'accordo? D'accordo, signora maestra. Oh, che bravi i miei ragazzi.